Lavori in corso, soprattutto per rifare le docce, ma è solo una presa d'aria, per usare una metafora, in una struttura stritolata dalla presenza del doppio dei detenuti rispetto alla capienza riconosciuta dai parametri. Sono stati ricevuti dal direttore facente funzioni del carcere di Fuorni, accompagnati nel giro dal capo della penitenziaria, il nocerino Capitano Arancio, e dall'educatrice Monica Innamorato, i componenti della Camera Penale di Nocera Inferiore Cicchini Guerra, impegnati questa mattina nell'iniziativa Ristretti in agosto. Hanno potuto constatare le situazioni che si vivono nel reparto femminile, nell'alta sorveglianza e nella parte comune maschi. Nel carcere di Fuorni il sovraffollamento rende difficoltoso il coinvolgimento di tutti i reclusi nelle molteplici attività in cantiere. Tra gli uomini ha riscosso fino adesso un insperato successo, quello relativo alla creazione di bambole, le bigotte, note particolarmente dolenti. Restano la carenza di strutture e le falle nella rete con l'esterno per portare avanti i processi di reinserimento sociale. Tempi di attesa molto lunghi. Questo credo che sia un problema legato non solo alla gestione dell'istituto, ma proprio all'ASL, perché credo che siano competenze diverse. Però nel complesso la situazione è una situazione critica. Molto meglio il reparto femminile rispetto a quello maschile. C'è tanto da lavorare e si capisce anche il perché di questo aumento. Questa impennata di suicidi, l'ultimo dei quali è avvenuto addirittura l'altro giorno al Tribunale di Salerno. Noi saremo sempre vigili, relazioneremo per quanto di nostra competenza all'Unione. L'Unione prenderà le iniziative che riterrà più opportuno, confrontandosi anche con il Ministero, che è l'interlocutore principale. Tuttavia, personalmente mi ha colpito il fatto che queste persone non chiedono sconti di pena, sanno di aver commesso il reato e di dover eseguire una pena, chiedono semplicemente di poterla eseguire in condizioni umane, decorose, ed attendere un anno per un accertamento diagnostico che potrebbe riscontrare una patologia anche grave non è certamente decoroso. Probabilmente la colpa non è da attribuirsi ai responsabili della struttura, ma all'ASL, come diceva anche il collega Viviano, sono problemi però da risolvere. Il nostro compito, quello dell'avvocatura penalista, in questo caso dell'avvocatura della Camera Penale di Nocera Inferiore, è quella di tenere alta l'attenzione su queste problematiche e cercare di intercedere per il tramite dell'Unione Nazionale delle Camere Penali con la politica che è deputata a risolvere questi problemi.